Quindi può avvenire che io abbia acquisito legittimamente un'informazione riservata, ma che la utilizzi illegittimamente, perché c'è un'assenza del consenso del titolare a detta utilizzazione, cioè perché è stata effettuata oltre i limiti dell'autorizzazione, sempre che naturalmente questi limiti siano efficaci e validi, perché ovviamente questo è un altro tema che inevitabilmente va valutato, cioè quello della validità e dell'efficacia degli accordi contrattuali di limitazione sotto questo profilo, e anche le tematiche antitrust inevitabilmente quando devono essere applicate, cioè quando in caso di proporzionalità, come si diceva prima, possono venire in considerazione, non possono naturalmente essere considerate estranee alla nostra riflessione. Né ci deve stupire il fatto che in fondo attraverso questa strada ci possano essere delle ipotesi in cui si cumula la tutela contrattuale e la tutela extracontrattuale, perché il nostro ordinamento ne conosce altro. Pensiamo per esempio a quella serie di comportamenti di concorrenza sleale in cui l'aspetto anticoncorrenziale consiste proprio nell'approfittamento di un inadempimento contrattuale, e in questo caso devo aggiungere, lo ha scritto Dini in un suo saggio, io concordo pienamente con quello che aveva scritto allora, è un saggio che credo del 2001, quindi è passato qualche anno, ma l'ha ancora enfatizzato, un inadempimento contrattuale altrui, istigazione a rendersi ambiente di obblighi di esclusiva o quant'altro, gli obblighi di riservatezza in particolare, ma anche troppo, quindi anche il mio comportamento inadempiente, se io sono in rapporto di concorrenza, può configurare allo stesso tempo una violazione di un obbligo contrattuale e anche una violazione di carattere extracontrattuale se integra gli estremi, per l'appunto, di un atto di concorrenza sleale. Dunque, ancora una volta, niente di nuovo anche sotto questo profilo, ma viceversa, una stretta esigenza di coordinamento fra l'aspetto contrattuale e l'aspetto extracontrattuale della tutela degli estremi. Insomma, la corretta contrattualizzazione degli obblighi di riservatezza è cruciale. Prima di tutto la configurazione, perché tra i requisiti della segretezza, come abbiamo visto, vi sono per l'appunto quell'adozione di misure naturalmente idonee a garantire la segretezza delle informazioni, tra le quali rientra anche il titolo, la previsione di obblighi contrattuali rispetto del segreto. Obblighi che in alcuni casi sono già obblighi legali, pensiamo all'articolo 2105 del codice civile, ma in altri casi è bene che vengano qualificati, specificati, anche se anche possono in alcuni casi ritenersi già implicite. E aggiungo ancora che se ci spostiamo dall'ottica civilistica all'ottica penalistica, quella dell'articolo 623 del codice penale, so bene che è aperto un dibattito a livello penalistico che in qualche modo contrappone la giurisprudenza, una parte della giurisprudenza, l'insegnamento della dottrina. La dottrina dice fondamentalmente, dopo l'introduzione dell'articolo 6 bis della legge invenzione, poi risultato dell'articolo 98 e 99 del codice della proprietà industriale, anche la nozione di segreto rilevante ai fini dell'articolo 623 del codice penale deve ritenersi ristretta a quella corrispondente all'articolo 98. La parte della giurisprudenza, direi in questo momento prevalente, dice che no, l'aspetto essenziale è in qualche modo una destinazione al segreto da parte del titolare dello stesso, e una violazione rispetto a questa destinazione al segreto, da quindi una visione più ampia, un caso un po' strano, ovvero una tutela penale più ampia della tutela civile. Devo dire che la delega che ci è stata data, forse, se il Ministero, il Ministero della Giustizia ce lo consentirà, forse potrebbe consentire anche qualche aggiustamento, guardo Mario, sotto questo profilo, perché questa discrasia e addirittura questa situazione paradossale della tutela penale sanziona anche dei comportamenti che civilisticamente potrebbero essere semmai ricondotti alla concorrenza sleale e non per l'appunto alla violazione di un diritto della proprietà industriale che è perlomeno nota. Però è certo che anche in questo caso il tema contrattuale è in primo piano. La norma penale sanziona la condotta di chiunque venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio o della sua professione o arte di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperta invenzione scientifica o applicazione industriale, le riveli o le impieghi a proprio anche profitto. È chiaro che la violazione di doveri che nascono per l'appunto da questo possesso che in linea di principio è legittimo, venuto a conoscenza per ragioni del suo stato o ufficio, della sua professione o arte, quindi si parla di un soggetto che è venuto a conoscenza delle informazioni in modo legittimo, ma poi le utilizza in modo distorto, cioè non conformemente ai vincoli legali o contrattuali che gli derivano.
Sul piano strettamente industrialistico, questo aspetto risalta sotto due profili che meritano di essere separatamente considerati. Il primo è quello della nozione di legittimo detentore. Un soggetto che abbia acquisito legittimamente le informazioni riservate è a tutti gli effetti legittimo detentore di queste informazioni. E questo è molto importante, perché il legittimo detentore presuppone un titolo. Il titolo può essere originale dell'acquisizione. Le ho elaborate autonomamente, me ne sono fatte da me. È il caso che il nostro codice espressamente prevede come eccettuato proprio per, nella versione del 2010, superare i dubbi che a mio avviso non erano giustificati, ma che comunque erano stati espressi, quindi ci siamo fatti carico per l'appunto di questi, circa una ipotetica realtà della protezione del segreto prevista nella normativa introdotta nel 2005 con il codice. Abbiamo voluto specificarlo, è chiaro che se io acquisisco a titolo autonomo, a titolo originale, un diritto sul segreto, questo io sono a tutti gli effetti un legittimo detentore. Ma posso essere un legittimo detentore anche quando lo acquisisco a titolo derivativo, ovviamente nell'ambito di una catena legittima. Ed è chiaro che in questo caso la mia posizione di legittimo detentore può essere distinta in due ipotesi. Quella in cui acquisisca a pieno titolo derivativo, ma avendo poi un diritto di fare un uso indipendente, oppure il caso in cui acquisisca a titolo derivativo con dei limiti alla mia autorizzazione. E c'è poi il terzo caso, e cioè quello in cui l'accordo imponeva per un certo numero di anni, supponiamo, di aver acquisito a titolo derivativo con dei limiti, e poi questi limiti scompaiono, l'accordo finisce. A questo punto io resto legittimo detentore e resto legittimo detentore indipendente, con tutto quello che significa. Il legittimo detentore può invocare in proprio la tutela e non può evidentemente essere accusato di aver violato il diritto altrui, a meno che non abbia violato quei doveri che abbiamo indicato prima come limitativi del suo comportamento. Può essere un legittimo detentore ma diventare un abusivo utilizzatore, ma i limiti ci devono essere e devono essere dei limiti ancora efficaci, altrimenti il gioco non funziona più, altrimenti c'è una aporia per l'appunto del sistema. Il secondo passaggio è proprio quello dell'individuazione delle misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete, che è il secondo requisito di quell'articolo 98 del codice e dell'articolo 6 bis della legge invenzione e dell'articolo 39 del QIPS per avere la protezione. Ma ben vedere, tutti e tre i requisiti gravano intorno a questo concetto di mantenimento del segreto. Perché è proprio questo mantenimento che condiziona la sussistenza del diritto e che viene perso sia nel momento in cui l'informazione diviene generalmente nota o facilmente accessibile per effetto di attività di terzi che appunto raggiungano l'informazione autonomamente e la divulgano. Perché se la raggiungono autonomamente e non la divulgano, avremo semplicemente quell'ipotesi in cui siamo più soggetti indipendenti, ciascuno dei quali è in possesso delle medesime, quindi molto simili informazioni riservate. E ciascuno di noi potrà tutelarla, non nei confronti degli altri, evidentemente, ma nei confronti di coloro che interferiscono con la sua sfera di riservatezza. Sia perché quando il legittimo detentore non si tutela, abbiamo un'altra ipotesi di termine della riservatezza. Se io non mi tutelo a sufficienza, paradossalmente io non ho più il diritto a far valere le mie informazioni come informazioni riservate. E se questo poi darà luogo a una accessibilità al pubblico, ecco che allora inevitabilmente verrà meno anche la tutela pubblica, anche paradossalmente, in capo agli altri soggetti che avevano un titolo autonomo su questo. Come è stato già rilevato da chi mi ha preceduto oggi, il segreto è anzitutto spesso prodromico e complementare alle sanzioni. Prodromico, perché fino al momento in cui ho brevettato, devo mantenere il segreto. Il ingegner Dragotti, che forse italiano, forse mi sbaglio, forse non è lui, quasi comunque dei consulenti di proprietà industriale, che è un consulente di lunghissimo corso, di grandissima esperienza, dice: guardate che tanti sono i brevetti predivulgati, più di quelli che crediamo, ma non c'è la prova di questa predivulgazione. E questo è il tema sul quale tutto sommato ci si riesce a cavarsi. In realtà questa fase prodromica alla presentazione è una fase per la quale il mantenimento del segreto e la contrattualizzazione di riservatezza quando ci sono dei soggetti non coinvolti, come proprio l'esempio che
ci ha mostrato prima l'ingegnere Briga, il dottor Zanoni, mostra eloquentemente, è un caso importante. Quindi prima di tutto il segreto ci serve proprio per riuscire a fare bene. Poi spesso è complementare per l'appunto alla fila del segreto. Ma quello che è certo è che la ratio di fondo della protezione del sistema brevettuale e la ratio di fondo della protezione del segreto sono diverse. Questa differenza è importante proprio per capire il rilievo della contrattualizzazione in relazione per l'appunto alle informazioni riservate. Nel sistema del brevetto, il trade-off, il contratto sociale è proprio basato sull'idea della divulgazione, della disclosure. Non a caso il requisito della sufficiente descrizione, il brevetto deve contenere informazioni sufficienti a mettere il tecnico del ramo in grado di attuarlo, e ovviamente in combinazione con tutta la parte, no, non ci mancherebbe altro, altrimenti dovremmo fare dei manuali e non delle descrizioni brevettuali, cosa del tutto inutile, dimostra che lo scopo è: io ti do un'esclusiva di sfruttamento, un'esclusiva opponibile a tutti, un'esclusiva che ti fa detentore unico di questa nuova tecnica, anche nei confronti di quelli che ci sono arrivati autonomamente, perché tu in cambio la rendi accessibile, tu in cambio consenti a tutti, fin da oggi, per esempio, di fare design migliorando, per esempio di cominciare a fare innovazione derivata. È vero, l'innovazione derivata in molti casi, non tutti, darà luogo a dipendenza, e quindi avremo un brevetto dipendente. Si può concepire la dipendenza rispetto al segreto industriale? In qualche misura sì, perché il divieto di utilizzazione abusiva del segreto comporta anche il divieto di utilizzarlo per sviluppare nuova tecnologia, magari anche per sviluppare inventivamente nuova tecnologia. Però certo non mi attribuisce un diritto esclusivo sulla tecnologia derivata, ma mi attribuisce un diritto di blocco, se così si può dire, all'utilizzazione di quella tecnologia derivata, magari brevettata perché inventiva, che è stata ricavata arrampicandosi sulle mie spalle il detentore del segreto e invadendo evidentemente la mia sfera di riservatezza. La descrizione è un elemento sotto questo profilo fondamentale. Nel caso del segreto la descrizione non c'è, quindi in qualche misura quella descrizione può servire a me, al mio interno, per poter tramandare il segreto, per poterlo trasferire e perché no per rendere più agevole la sua protezione quando mi ritroverò a difenderlo giudizialmente, anche se non è di per sé un requisito necessario per la protezione. Non ho bisogno di scrivere un manuale tecnico per poter avere questo tipo di protezione, proprio perché non c'è questa esigenza di disclosure. Mia esigenza, e semmai ci sarà un problema di, ancora una volta, oneri della prova, che dovranno peraltro essere risolti sulla base di normali principi di ragionevolezza e anche quindi di allaccio volentieri, quello che ho detto prima il professor Libertini, anche di vicinanza della prova, perché è evidente che non si può pretendere che il titolare dei diritti sveli tutti i suoi segreti in anticipo per poterne avere protezione. La direttiva è molto interessante sotto questo profilo, perché codifica prassi che tra l'altro la nostra giurisprudenza, in particolare quella delle sezioni specializzate, ha già in qualche misura applicato, fatto diventare una sorta di protocollo proprio per evitare che vi sia un rischio di disclosure, di perdita di segretezza proprio nelle fasi della difesa giudiziaria, che è in teoria un rischio significativo. In pratica non è stato perché i nostri giudici, con una giurisprudenza innovativa, una giurisprudenza creativa, ma ancora una volta rispondente alle loro esigenze, hanno realizzato in maniera appropriata. Quindi peraltro essere una appropriatezza, una volta e una misura a questo proposito, perché è evidente che io non posso limitare ingiustificatamente il processo. È evidente che potrò limitare l'accesso delle informazioni alla parte o magari consentirlo ma con l'assunzione di obblighi di riservatezza. Non posso comprimerlo completamente, non posso creare delle condizioni per cui il segreto una volta che venga introdotto nel giudizio, vuoi perché in ipotesi ho acquisito delle informazioni dell'autore della potenziale autore della violazione, oppure perché devo far valere, deve restare quel sacchiapone di Walter Chiari, di una vecchia casa radiofonica, in cui dentro un sacco non si sa bene cosa c'è questo strano sacchiapone, ma no. Il segreto non può rimanere un sacchiapone, deve essere in qualche modo tirato fuori, deve essere tirato fuori in modo da poter evitare una sua divulgazione e dispersione, ma inevitabilmente questo serve. E aggiungiamo ancora un altro tema che è stato ugualmente introdotto nelle relazioni precedenti.
è il primo elemento di preavviso. Quando spiego ai miei studenti cosa si deve fare quando si fa un'innovazione, spiego sempre che se l'innovazione è brevettabile, io ho tre alternative. La posso brevettare, nel qual caso l'ho esclusa, però mi costa. Cioè il costo di non brevettare. La posso tutelare col segreto, certo, ma allora devo essere consapevole di due rischi. Uno, che il mio segreto io non riesco a difendere. Due, che qualcun altro ci arrivi autonomamente e se l'azione brevettabile avrà più di lui. E a questo punto il mio diritto di preuso non nasce dal solo fatto che ho inventato per primo, che sono stato il first invent, ma sul fatto che l'ho attuato. E tra l'altro ho una misura anche quantitativa condizionata a quello che ho fatto giusto in quell'anno precedente, il deposito della domanda o la priorità. È pochino, è decisamente pochino. È un coordinamento necessario e ancora una volta un trade-off che devo considerare, per cui ho anche la terza alternativa. Se voglio essere ben sicuro di poterla attuare in futuro, questa innovazione, ma non penso che sia così lucrosa da determinare il costo di brevettare, io la divulgo. E a questo punto la potranno utilizzare tutti, ma la posso utilizzare anch'io. E quindi mi sono liberato definitivamente di ogni problema, o quasi, tra l'altro, perché come sappiamo la qualità del campo brevettuale è universale e di conseguenza, inevitabilmente, con la divulgazione che mi sono messo a riparo. E questo è un aspetto che merita, secondo il secondo, di essere opportunamente. Un bel saggio scritto dall'avvocato Caterina Paschi, che credo di avere visto in sala, spero ci sia ancora, aveva riconosciuto in modo molto efficace, secondo me, facendosi anche da altre esperienze, ma puntualizzando in modo molto efficace, aveva detto che in fondo il rapporto fra segreto industriale e brevetto si pone in cinque distinte situazioni. Come alternativa al brevetto, quando per l'appunto le informazioni hanno i requisiti di brevettabilità, ma io per ragioni le più diverse decido di non brevettare. Diverse sono di volte sbagliate a quelle cui accennavo il dottor Panoni sul brevetto. In secondo luogo, mi serve come complementare al brevetto, quando io ho un nucleo di informazioni brevettate e poi ho degli approfondimenti che magari non nascono da un atto inventivo e che quindi non potrei proteggere con l'invenzione, con un brevetto, nascono magari più da un sweat of the brow, da un sudore della fronte, da esperienze, da investimenti comunque, perché si impara molto spesso sul campo e in questo caso io ho in qualche misura una opportunità di utilizzare il know-how come un elemento complementare al brevetto per essere quello che quella cosa lì la farà fare nel modo migliore di tutti, anche magari passati nell'anno di produzione. Come accessorio, ovviamente, in quella fase prodromica della filiera brevettuale, come cumulativo, in quei casi in cui, e se ne parlerà nella relazione di Manuela Arezzo nel pomeriggio, in cui la protezione del segreto si cumula con altre protezioni. Penso in particolare al software, dove paradossalmente la scelta del legislatore di tutelarlo come indubbiamente opera letteraria, ovviamente per ciò che riguarda il codice sorgente, con l'aggiunta del riconoscimento della protezione anche legale, anche penale contro la rimozione dei mezzi tecnici di protezione, ha creato un effetto di lock-in assolutamente straordinario e devo dire fondamentalmente anticorporaziale, perché mi consente di cumulare la protezione del software, che è una protezione autorale, che ovviamente prescinde dal fatto che sia segreto o meno, quindi sono comunque protetto anche se il mio codice sorgente è addirittura compilato e quindi assolutamente visibile a tutti, ma aggiunto al segreto, ai divieti di decompilazione, salvo particolari eccezioni, al divieto di rimozione degli strumenti tecnici di protezione, mi provoca una ipertrofia della protezione. E se poi aggiungo che ci sono dei casi in cui potrò metterci anche la tutela delle banche di dati, anche se sulla tutela delle banche di dati è necessario essere estremamente prudenti quando stiamo parlando delle banche di dati non creative, perché il concetto di investimenti rilevanti sul piano qualitativo o quantitativo è un concetto che va trattato con molta attenzione. La Corte di Giustizia, che è un giudice attento alle tematiche della concorrenza, è intervenuto più volte e quindi più volte ha fatto capire, ha richiamato l'attenzione che non si può giocare a tutelare con le banche di dati qualche cosa che in realtà non è l'effetto di un investimento reale, ma è quello che si può dire un sottoprodotto di altre attività. Poi il sottoprodotto diventa il prodotto principale, come nel caso del big data, il caso è evidentemente completamente diverso. Amazon non fornisce servizi commerciali, Amazon
produce più bene. Il resto è, se così si può dire, l'investimento che gli serve e che, perché no, gli dà anche qualche piccolo vantaggio ulteriore per l'appunto per ottenere questi casi. Dunque, la caratteristica essenziale del segreto è che mi dà una tutela diversa da quella principale. E le differenze sono un più meno che abbiamo menzionato finora, ma anche un più, e cioè il fatto che questa limitata, perché non voglio dire terzi che le sviluppino autonomamente, protezione dal segreto che mi dà, è comunque una protezione prevista senza limitazione di tempo. Per cui, a differenza di brevetti di altre privative sulle innovazioni tecnologiche o sull'innovazione futura, ha una protezione potenzialmente prevista. Non è un unico diritto della pubblica industriale. Pensiamo ai segni distintivi e alla concorrenza sleale, confusoria e per agganciamento. Anche qui noi abbiamo una tutela potenzialmente perfetta. Depositano per 10 anni e si rinnovano all'infinito finché conservino la capacità distintiva. I segni distintivi da marchio registrato si proteggono oggi nel nostro ordinamento come diritti della proprietà industriale non titolata, ma comunque come la concorrenza sleale, anche finché conservano attualmente sul mercato la loro funzione distintiva. E le denominazioni d'origine? Per le denominazioni d'origine si va addirittura oltre, perché vi è un principio per le denominazioni d'origine protette, quindi per quelle che sono state riconosciute non semplici indicazioni geografiche, che prevede addirittura, e io confesso di essere molto critico rispetto a questo tema, l'esenzione dal rischio della volgarizzazione. Tema molto delicato, tema sul quale si consuma tuttora uno scontro a livello internazionale, che sciaguratamente l'atto di Ginevra, in occasione della revisione della Ragionata di Lisbona, non è minimamente riuscito a superare, perché ovviamente si contrappone con paesi che dicono: io una tutela esante, in astratto, con il concreto nel mio ordinamento, questa denominazione viene percepita come una denominazione generica, io non credo. Il tema è, come ripeto, estremamente delicato, ma come vedete, un caso di protezione potenzialmente perfetto del segreto non è unico nella pratica industriale. La differenza qual è? Il mantenimento della capacità distintiva dipende essenzialmente da due cose: dal mio uso, che deve essere un uso in funzione distintiva e non evidentemente di denominazione generica. No, c'è un esempio che ho citato di solito, ma preferisco non farlo per non scontentare il legale che difende questo marchio, che secondo me è un marchio, non viene in quadro per l'appunto, né nello stesso tempo la reazione contro gli usi, gli ipotesi descrittivi del mio segno che vengono fatti da terzi, che possono comportare una perdita della percezione del pubblico del suo valore distintivo. Quindi essenzialmente una tutela di tipo extra contrattuale. Nel caso del segreto, no. Nel caso del segreto io devo anzitutto difendermi sul piano contrattuale. Devo far sì che il legittimo detentore sia in grado di imporre, poi far concretamente rispettare ai soggetti che con queste informazioni o con le cose materiali che le portano, quindi mi riferisco bene a quello che ha esemplificato prima il dottor Zanon, il manutentore che fa una manutenzione sulla macchina brevettata, io mica gli comunico le informazioni, però lui le legge e a questo punto le acquisisce ancora una volta. Devo curare attentamente la contrattualizzazione di questi rapporti. Il primo e fondamentale problema però è la durata delle obbligazioni che vengono assunte. Il manutentore mi fa la manutenzione e io pongo un obbligo di riservatezza. Quanto dura questo obbligo di riservatezza? Che ci crediate o no, io vedo una valanga di accordi contrattuali che prevedono per questo obbligo di riservatezza 5 anni o 25 anni, perché dicono altrimenti sarebbe una limitazione alla concorrenza eccessiva, senza rendersi conto che non è questo il problema. Anzi, un obbligo temporalmente limitato può avere due conseguenze gravissime, che vanno considerate quando si scrive così, e che se ci si dimentica di considerarle, come si suol dire, input, e se hai sbagliato, ne pagherai le conseguenze. La prima è inevitabilmente il fatto che, scaduti 5 anni o il termine che è fissato, tu non sarai più l'unico detentore legittimo indipendente di queste informazioni. Quel soggetto che le ha acquisite attraverso una limitazione al diritto di utilizzarle autonomamente e di divulgarle per 2 o 5 anni, scaduti 5 anni o per il periodo che è stato fissato, è il legittimo detentore indipendente. E quindi quelle informazioni sono ancora segrete se lui non le divulga. Sono segrete, ma non sono più soltanto mie. E se le divulga, addirittura addio segreto.
e li può divulgare legittimamente perché è scaduto 5 anni, scaduto il termine che gli è stato assegnato, può necessariamente farlo. Osserviamo che c'è un altro inconveniente. Questi obblighi di dibattito nel tempo sono paradossali. Cosa vuol dire che io mi obblighi per 5 anni a rispettare un segreto se nel frattempo questo segreto non è più tale? Allora sì, ho stipulato un patto limitativo della concorrenza, perché è un patto che mi impone di fare un comportamento che gli altri possono fare legittimamente. Io no, perché ho assunto l'obbligo per 5 anni di non utilizzare questa informazione, anche se nel frattempo sono diventato un dominio pubblico. È un patto di non concorrenza a tutti gli effetti, con le conseguenze che può avere e con la valutazione che può essere data anche sotto il profilo del diritto antitrust. Dunque, la potenziale perpetuità sui diritti dei segreti industriali si rivela e richiede una tutela parimenti potenzialmente perpetua delle obbligazioni che vengono assunte relativamente e anzi strettamente necessarie proprio per una finalità voluta dall'ordinamento, che è quella del mantenimento del segreto. Tenete conto di questo. Si può fare? Punto di domanda. Beh, io dico di sì. Cominciamo con i nostri dipendenti, cioè quelli che vengono a contatto con l'informazione perché fanno parte dell'impresa. L'articolo 2105 parla di obbligo di fedeltà. Questo obbligo permane anche dopo la loro fuoriuscita dall'impresa? La giurisprudenza dice di sì. Paolo Auteri, commentando l'introduzione dell'articolo 6 bis e in generale dell'articolo 39 del CRIPS, aveva esattamente sottolineato in un bel commento uscito sulle nuove leggi civili commentate il valore importante del fatto che la tutela intramuros, se così si può dire, attraverso il meccanismo dell'articolo oggi 98 del codice, viene proiettata oltre la durata del rapporto di lavoro. Infatti la Cassazione dice chiaro e tondo che la configurabilità della concorrenza sleale deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda. E così anche la giurisprudenza di merito. Il passaggio delicato è quello di distinguere le esperienze aziendali, il mio, se così si può dire, patrimonio di capacità, dalle conoscenze che appartengono al precedente datore di lavoro. È un tema delicato sul quale ritorneremo, sul quale ancora una volta la contrattualizzazione svolge un ruolo importante, come ha puntualizzato una sentenza sulla quale mi soffermerò brevemente, proprio il Tribunale di Bologna. Sto come al solito sforando i tempi assegnati e cercherò quindi di chiudere sotto questo profilo. È ammissibile un'assunzione di obbligazioni perpetue nell'ambito di rapporti contrattuali? Di solito si dice no. In realtà non si dice una cosa vera, il nostro ordinamento le obbligazioni perpetue le ammette, ma con i rimedi di cui gli articoli 1467 e 1468, cioè il codice civile naturalmente, fondamentalmente cioè con la possibilità di prevedere del diritto di recesso. Ma se io posso recedere ad un ultimo per giunta da un obbligo di segretezza, potrei dire quasi un'obbligazione meramente contestativa. A questo punto non ho assunto proprio niente come obbligo. In realtà però la razza che giustifica questo divieto non si applica, dice la giurisprudenza, anzitutto per la categoria delle cosiddette obbligazioni propter rem, cioè assunte in connessione ai diritti reali, a loro volta potenzialmente perpetua. Un'obbligazione propter rem può essere assunta per la durata potenzialmente perpetua del diritto reale. La razza, cioè quella che in presenza di un diritto, in questo caso diritto reale su cose materiali, in questo caso diritto esclusivo della proprietà industriale, se accede a un diritto potenzialmente perpetuo, anche l'obbligazione può essere potenzialmente perpetua. Tra l'altro si è detto più volte che i diritti della proprietà industriale hanno la caratteristica della realtà. Io confesso che sorrido sempre quando si parla di questo tema. E devo riuscire a recuperare una bella nota pubblicata molti anni fa sulla giurisprudenza annotata, in cui venne fatta la storia della distinzione fra azioni reali e azioni personali, le azioni reali a tutela del marchio dei brevetti, le azioni personali in materia di concorrenza sleale. Era una distinzione che aveva un senso e un suo valore giuridico nell'ambito del codice di procedura civile anteriore alla riforma del 1940, cioè al codice vigente, seppure con molte modifiche, di procedura civile, che non ha più questo tipo di distinzione. Quindi è una distinzione anacronistica. E aggiungo che l'omogeneità e l'interconnessione fra le disposizioni in materia di diritti della proprietà intellettuale e in materia di concorrenza sleale non è un'invenzione recente. Andiamo a prendere la Convenzione dell'Unione di Parigi, almeno nella versione del 1925,
dove è prevista espressamente la protezione della concorrenza sleale, ci accorgiamo che una convenzione sulla protezione della proprietà industriale e intellettuale ha come suo oggetto specifico anche la concorrenza sleale. E questa omogeneità è oggi riconosciuta tranquillamente sia a livello dottrinario sia a livello giurisprudenziale, laddove si tratta di applicare anche a favore della concorrenza sleale le misure tipiche, sanzionatorie, previste dal codice della proprietà industriale. In qualche modo i segreti sono stati un battistrada, perché quando erano previsti da